Sono una persona a cui piace tantissimo creare dei ricordi. Cerco di ricavare del tempo con ognuno dei miei figli in modo da creare insieme dei piccoli ricordi. Non bastano fare gesti esagerati, bastano delle piccole merende insieme, il momento del tè, fargli vedere come si cucinano dei semplici biscotti. E oggi io e Ettore abbiamo preparato questi buonissimi biscotti all'avena. Per prepararli abbiamo unito dello zucchero di canna insieme a del latte vegetale. Abbiamo mescolato fino a che lo zucchero non si sciogliesse del tutto. Abbiamo aggiunto l'olio, che è la parte elegante di questo impasto, e poi abbiamo unito alla farina integrale il lievito per dolci. Poi abbiamo unito insieme tutti gli ingredienti e abbiamo mescolato in modo da ottenere un composto molto omogeneo e quasi come se fosse del moût. Poi abbiamo unito i fiocchi d'avena e mescolato bene il tutto. Ed ecco qua l'impasto come deve venire. Con l'aiuto del cucchiaio abbiamo formato le nostre palline e siamo andati avanti così fino a terminare tutta la teglia. Poi li abbiamo infornati e una volta pronti, eccoli qua. Questi biscotti sono perfetti per la merenda e la colazione dei nostri bambini. Ovviamente anche la nostra, perché io ne vado assolutamente matta. Sono croccanti fuori e morbidi dentro. Cercate anche voi di ricavare del tempo per voi stessi o per i vostri figli e create dei piccoli ricordi, in modo che quando farete poi quella ricetta penserete a quel momento passato insieme e a quegli attimi di dolcezza e felicità.